Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Quest'oggi vi andrò a dire alcune mie impressioni e opinioni estrapolate dalla beta di The Crew Wild Run, espansione per The Crew, il gioco Ubisoft che vedete là dietro, in uscita il 19 novembre, mi pare proprio di quest'anno. È una beta che mi ha lasciato molto 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 perplesso. Già il gioco di base era stato per me una grossa delusione, era finito infatti in flop del 2014 ed è stato uno di quei giochi che non ha tanto spaccato critiche pubblico, nel senso che quasi tutti erano dell'opinione che il gioco fosse praticamente uno schifo, o comunque che avesse dei problemi talmente grossi che anche quei magari due o tre pregi che aveva venivano veramente surclassati come un surfista dall'onda, e di conseguenza quello che ne emergeva era sostanzialmente un gioco deludente, malfatto, con magari qualche piccola idea iniziale, ma poi sfruttata veramente, veramente male. Comunque c'è il video sul canale se volete approfondire la mia opinione sul The Crew di base. Oggi parliamo un pochino di quella che è stata questa espansione, di questa beta che ho provato su PC, perché la beta era esclusivamente su PC. Se guardo un attimino in basso perché ho qualche appunto, quindi cerco di non dimenticarmi nulla. E direi che possiamo a questo punto partire. Allora, The Crew Wild Run che cosa aggiunge al The Crew di base? Inizialmente introduce tre nuove classi di veicoli, o meglio di automobili, più la classe delle moto. Queste tre classi di veicoli dove saranno utilizzabili sostanzialmente? Cioè in quali eventi potremmo utilizzarle? Negli eventi summit, quindi questi specie di festival settimanali, quindi ogni settimana, diciamo, reale, cambia di luogo. Nella beta era Las Vegas, potrebbe andare, non so, a Detroit, poi a Chicago, poi a Miami. Qui ogni settimana questo summit, questo festival si sposta. Festival che viene rappresentato come i camper, la gente, le folle esaltate, probabilmente piene di ubriaconi e quant'altro. Quindi una sorta di festa di primavera, però dedicata ai motori. Quindi ci sono queste gare dedicate alle nuove classi e alcune dedicate alle vecchie classi. Il problema è che il tutto non ricorda come eventi il vecchio The Crew, ma ricorda una specie di Dirt Showdown, cioè nel senso che abbiamo questa schermata con i quadratoni degli eventi, o The Crew, se vuole, The Crew, o Cristo, Drive Club con i quadratoni degli eventi. Vai nell'evento, inizia l'evento, finisce l'evento, fine. E ti ritorna quella schermata lì, cioè non c'è più l'idea del l'open world, la mappa degli Stati Uniti, giro di qua, giro di là, faccio l'evento, poi ritorno sulla mappa, continuo a girare, esploro, faccio il coast to coast, cioè sembra un'idea un po' annullata, cioè si sono accorti forse che aver creato una mappa che riproduce in scala gli Stati Uniti con le città così non serviva quasi a nulla, non è stata un'idea molto apprezzata, quindi hanno detto vabbè, abbiamo sbagliato. Cancelliamola, aggiungiamo una specie di Dirt Showdown in The Crew e aggiungiamo questi veicoli che sono sostanzialmente inguidabili al di fuori dell'evento e boom, che cerchiamo di accontentare magari una fetta di pubblico che era stata scontentata dal gioco di base. Il problema è che in realtà non è che accontenti nessuno, nel senso che i problemi del gioco di base restano e in più ne aggiungi degli altri. Perché? I problemi sono legati soprattutto alle classi di questi nuovi veicoli. E andiamola a vedere nell'ordine. Allora, la prima classe è la classe Drift, quindi autovetture che ricordano esteticamente quelle da tuning nel gioco, non sono particolarmente elaborate o particolarmente diverse, solamente che appena entrano in curva parte la scodinzolanza e praticamente sono quasi incontrollabili, perché già lo stile di guida di The Crew è un abominio, secondo me, in più. Appena vedi la curva, l'auto comincia a derapare, capisci bene che difficilmente riesci a controllarla. Tra l'altro, gare drift che praticamente si svolgono su asfalto bagnato, quindi hanno aggiunto l'effetto bagnato e la pioggia che hanno, poverino, appesantito il mio computer da matti. Praticamente, se il The Crew di base girava bene sul mio computer baraccone, questo, Wild Run ha fatto fatica a girare perché hanno aggiunto appunto effetti, la pioggia, i riflessi dell'asfalto, forse a voler imitare un po' il Need for Speed che dovrà uscire, non lo so, però è stata una cosa un pochino così particolare. E quest'auto da drift uno può dire, vabbè, ok, parte così, però sarà magari divertente, sai, farci il coast to coast. No, perché sostanzialmente è inguidabile, cioè al di fuori dell'evento non è gestibile questo scodinzolare di quest'auto, che tra l'altro
era così necessaria sta classe, cioè prendevi un'auto da tuning, tiravi il freno a mano e derapava, cioè non c'era bisogno secondo me di un'auto specifica per il drift che puoi utilizzare solamente lì, così come la classe drag, cioè le auto da drag sono quelle con, sapete, ruotoni dietro larghi come sta stanza, ruotine davanti, motore super uber potente, paracadute dietro per frenare perché raggiungono velocità tipo fanno i 500 all'ora, mi pare, fanno i 500 all'ora. Solamente sul dritto però perché non curvano, sono sostanzialmente ingestibili e gli eventi sono praticamente una tirata su un rettilineo, punto. Cambiando le marce manualmente, questo è più o meno la classe drag, che anche qua era veramente utile, cioè magari mettevi un'auto da pista e faceva più o meno lo stesso compito. Anche perché esteticamente queste auto da drift, da drag e poi anche i Monster Truck che vedremo tra poco, non è che siano così tanto customizzabili o così diverse da auto già viste. Quindi, ma, cioè, ripeto, sembra quasi un altro gioco agganciato a The Crew, ma è proprio una cosa completamente a parte. Perché anche le auto da drag non puoi farci il coast to coast, non puoi girarci. Perché sono auto inguidabili, cioè a 40 all'ora. Appena accenni una curva con questi ruotoni dietro così parte e non la becchi più, sono auto veramente ingestibili. Quindi mi chiedo, cioè hai fatto l'open world, gli Stati Uniti, la grande mappa così e mi aggiungi dei veicoli con i quali io non posso girare. È un controsenso assurdo secondo me. Cioè se vuoi fare un gioco tipo Dirt Showdown con anche i Monster J, i Monster Truck che hanno aggiunto anche quelli, no? Quindi con gli eventi. I salti, l'accelerazione, salta, prendi la moneta, fai dei punti in base alla spettacolarità della tua esibizione, mi sta bene, però anche qua, Monster Truck sì, sono governabili, però Cristo vanno pianissimo, cioè quindi girarci diventa due coglioni perché veramente non vanno avanti. Quindi mi chiedo, è un'incongruenza questa cosa, cioè mi aggiungi degli eventi che sono, fanno parte di un festival con una schermata simil dirt o simil drive club con i quali io non posso girare nell'open world e veicoli che non hanno degli eventi dedicati oltre a quelli del summit, quindi dell'evento specifico localizzato a Miami, Detroit, Las Vegas e quant'altro. Quindi è una sorta di espansione che non so che senso abbia. Probabilmente avevano quest'idea, magari non so, per un altro gioco di guida, se lo sto ipotizzando. E hanno detto no, i soldi non ce li danno, costa troppo, agganciamolo a The Crew, anche se magari non c'entra assolutamente nulla. Perché questa sembra l'idea. Perché, oppure hai provato magari dopo le critiche a cambiare The Crew, aggiungendo cose che con The Crew praticamente c'entrano poco e nulla, per cercare di dire, vediamo se magari la gente apprezza questa cosa qua. Che uno può dire, si può anche essere apprezzabile, però cosa c'entra con The Crew? Visto che non posso usarle al di fuori dell'evento e visto che questa vastità della mappa sembra essere un po' ridimensionata perché sembrava un grande pro, un grande pregio, tra l'altro nella beta la davano già tutta sbloccata, quindi probabilmente, essendo un'espansione, ipotizzano che la gente l'abbia già girata tutta, però anche lì a un certo punto vai solo di viaggio rapido in viaggio rapido, di questa vastità te ne fai sinceramente ben poco, quindi mi chiedo se sia veramente la scelta, giusta. Niente, ragazzi, questo era più o meno quello che avevo da dire su questa beta. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, le moto! Le moto! Hanno aggiunto anche la classe delle moto che stranamente sono guidabili, però in un titolo così, come era successo in Burnout Paradise, che hanno aggiunto anche lì le moto, io non ci ho visto tutta questa utilità. Cioè, nel senso, alla fine è un gioco di auto, il tuning delle auto, tutto dedicato alle auto, ma aggiungi la moto. Sì, forse cos'è per fare contenti anche gli appassionati di moto, per cercare di vendere qualche copia in più anche a loro, però sinceramente non è che faccia proprio sta gran figura. Ah, una cosa di cui mi sono dimenticato è che la classe Monster Truck in realtà serve sostanzialmente a quegli utenti che trollano gli altri, quindi ti vedi in giro altri giocatori con la classe Monster Truck che vengono a sportellarti, a buttarti fuori strada per il puro godimento di farlo, quindi è un po' come in GTA il carro armato, cioè vengono lì con lo scopo di rompere i coglioni, di rovinarti la tua scampagnata nei campi americani, nelle praterie a caccia di coyote da tirar sotto con la Mustang. Questo è più o meno il senso del Monster Truck, quindi un senso ce l'ha, contrariamente agli altri due veicoli, però è solamente quello di rompere le scatole a chi sta girovagando, godendosi magari il panorama magnifico che tecnicamente effettivamente è stato un pochino raffinato, questo va detto.
Bene, queste erano le mie impressioni di questa beta, di questo The Crew Wild Run, espansione che tra l'altro, cosa agghiacciante, non è compresa nel Season Pass. Cioè tu mi fai il Season Pass, oh sì c'è il Season Pass, tutti i DLC inclusi così, e questa non c'è. Cioè ormai anche i Season Pass sono diventati una presa in giro. Cioè io lo dissi tempo fa, il Season Pass è quasi una... Cioè tu paghi per un qualcosa che quasi ancora non esiste, cioè finanzi un DLC. Ormai non siamo più arrivati a quella politica lì, siamo arrivati a finanzi un DLC, però poi te ne fanno un altro che devi pagare a parte. Cioè diventa un giro veramente assurdo. Io non so dove stiamo arrivando, stiamo andando in una direzione veramente assurda per quanto riguarda i videogiochi, e avrò modo di parlarne in un video dedicato proprio a quella che io reputo probabilmente. Se negli anni scorsi c'è stata un po' l'ascesa del videogioco, ora siamo in fase proprio discendente, una parabola quasi infinita verso il basso, per tutta una serie di motivi. Non è che adesso ci sono tanti piccoli e grandi motivi che mi portano a dire che il videogioco non avrà un gran futuro per quanto mi riguarda. Più che altro subirà una standardizzazione, già sta avvenendo, abbastanza drammatica. Ma comunque ne parlerò meglio in un altro video perché altrimenti diventa lunga. Così come analizzerò in un altro video la questione beta, demo e quant'altro, perché questo è il terzo video quasi di fila dove parlo di una beta uscita e provata. Quindi in realtà questo aspetto sta venendo avanti sempre di più. Quindi l'idea delle beta che... Cioè, beh, le demo sono quasi scomparse, si sono estinte. Sono arrivate le beta e hanno pro e contro sia l'una che l'altra. Quindi andremo un attimo a vedere in un video che sto elaborando questo aspetto qua delle beta e delle demo, perché secondo me è una cosa interessante sulla quale riflettere. Bene, come sempre vi ringrazio per la visione, commentate, condividete, pollicciate, insomma fate le solite cose. Grazie a tutti, noi ci vediamo alla prossima, un saluto, ciao!